Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo la guida al ritratto, vincitrice del sondaggio di qualche tempo fa. Vediamo come ho realizzato questo ritratto qua, ancora fresco perché l'ho appena terminato, ma se volessimo partire dall'inizio, il primo passaggio è stato quello di farmi una bella fotografia decente con i colori, le ombre, le luci. E vi lascio qui da qualche parte il video come impostare un ritratto, in cui spiego appunto come impostare una fotografia e quale fotografia scegliere. Per me un disegno fatto bene è già al 70-80% di un dipinto, perché un disegno che già mostra i toni, i chiaroscuri, le masse, ci aiuta tantissimo nella pittura, specialmente secondo il mio metodo di pittura. Infatti qua state vedendo come ho realizzato il disegno a matita. Sto utilizzando il supporto è una tavola di legno sulla quale appunto ho dato 3-4 mani di imprimitura, che poi ho scartavetrato per rendere la superficie molto liscia. Una volta soddisfatti del risultato ottenuto nel disegno, passiamo alla seconda parte. Fissiamo il nostro disegno e, utilizzando della terra di Siena, vado appunto a rasciare una porzione di colore che andrò prima di tutto a stendere con un asciugamano, con una pezza. Una volta steso tutto il colore, mi aiuto con le mie dita, naturalmente coperte da un asciugamano, nel formare e modellare, come se stessi modellando appunto l'argilla, le luci e quindi le masse del mio dipinto, del mio disegno. Adesso facciamo asciugare il nostro dipinto per 4-5 giorni e iniziamo con la pittura. Dopo esserci posizionati, mettiamo i colori sulla nostra tavolozza. Bianco di titanio, giallo ocra, rosso cadmio, terra di Siena e blu oltremare. Il medium che sto utilizzando è del semplice olio di lino e con una spugnetta adesso vado a bagnare la superficie. Vi consiglio di guardare il dipinto di lato, insomma, con luce radente, per verificare che l'olio sia omogeneo e sparso, insomma, un po' ovunque e che non ci siano punti senza olio. Per esserne certi, vi consiglio con un fazzoletto di fare questa operazione, così da asciugare e rendere la superficie comunque non eccessivamente liscia, perché poi si potrebbero creare problemi come il colore che scivola, eccetera, ma comunque per rendere omogeneo lo strato di olio. Questi sono i pennelli che andrò ad utilizzare: 3 in setola, 2 tondi e 1 piatto, un pennello piatto sintetico e questi pennelli qui da precisione. Come primo passaggio il mio consiglio è quello di partire dallo sfondo. Considerando il mio autoritratto, dato i colori della maglietta e della pelle, un verdone ci sta benissimo. Adesso con uno sfumino molto grande vado a rendere omogeneo tutto lo sfondo. Aggiungo un po' di bianco di titanio per rendere lo sfondo un po' più coprente, in quanto sia il blu che il giallo ocra sono colori trasparenti. Adesso possiamo passare e analizzare più o meno i toni della pelle. Il mix che io faccio per ottenere il colore della pelle solitamente è giallo ocra. Deve essere sempre di più il giallo ocra come percentuale. E già questo è un ottimo tono intermedio che posso già ritrovare in alcuni punti del mio viso. Adesso però vado ad aggiungere una puntina di blu oltremare, un po' di rosso. Sembra troppo blu, poi basta aggiungere un po' di terra di Siena. Al tono intermedio di prima basta aggiungere un po' di bianco lo stesso e otteniamo già un'altra varietà di rosa, insomma, dell'incarnato. Conviene sempre crearsi una palette di colori iniziali, ma nella prima parte del nostro dipinto, dove interveniamo per la prima volta con il colore vero e proprio, dobbiamo semplicemente andare a riempire le masse che nel disegno abbiamo già stabilito. Quindi parto da questo, che è il tono intermedio, e inizio la pittura. Qui possiamo utilizzare un pennello di setola. Potremmo incominciare con il tono intermedio a sporcare l'incarnato, naturalmente cercando di evitare i punti più illuminati.
e quindi come se andassimo a fare una specie di velatura, senza però che il colore venga mischiato tanto con l'olio, insomma. Cerco di utilizzare la trasparenza del colore senza aggiungere ancora il bianco, cercando comunque di essere molto fedele alla fotografia. Video di uno youtuber americano, adesso non ricordo il nome, questa parte veniva definita la ugly stage, ovvero il momento brutto della pittura, dove appunto il nostro soggetto sembra veramente brutto perché appunto abbiamo paura di rovinare il soggetto, di commettere degli errori, ma in realtà è proprio superare questa parte poi che rende funzionale la parte successiva. Quindi ho creato questa mistura di toni intermedio rosso e blu e cerco di raggiungere quindi il tono in ombra, e sempre utilizzando il pennello in setola, che ci permette quindi di non essere eccessivamente coprente, vado a ricoprire quelle zone. Ne approfitto adesso facendo terra di siena blu, uno scuro, e vado a definire in qualche modo, insomma, i capelli. È importante dipingere i capelli quando lo sfondo è ancora bagnato. Questo ci permette prima di tutto di mischiare i due toni e non far sentire quindi i capelli distaccati dallo sfondo. Quindi prima di passare di nuovo al volto, stabilisco due toni, uno scuro e uno, diciamo così, intermedio chiaro della nostra maglietta. Facciamo la maglietta e ritorniamo sul volto. Quindi adesso, utilizzando di nuovo lo sfumino, vado a rendere omogenei. Adesso con lo sfumino vado a rendere omogenei tutti i tratti, quindi rimuovendo i tagli che la setola ha creato col colore. Vado in qualche modo a rendere piano il tutto e a quindi a uniformare un po' le ombre. Quindi adesso con il bianco, mischiandolo al tono intermedio, ma anche perché poi ci sarà comunque una mistura anche qui nei toni della pelle, vado a bilanciare tutto quanto. Vado a mascherare anche la zona dove c'è la barba, lasciando scuri solo quei punti dove c'è veramente tanto scuro. Come potete vedere, l'aggiunta di bianco tende in qualche modo a rendere un po' grigio il nostro soggetto. Per questo, dopo che abbiamo aggiunto i toni necessari, dobbiamo aspettare, quindi farlo asciugare e riprendere successivamente. Noto che nella parte in ombra del mio volto ci sono delle controluci celestine, quindi sempre con lo stesso pennello intervengo, cercando sempre di mantenere una certa trasparenza, che sarà poi fondamentale nell'ultima parte. Cerco di rendere unico il passaggio che c'è tra i capelli e la pelle, quindi utilizzando sempre magari un tono della pelle un po' più grigio, vado a stempiare un po' più del dovuto il personaggio qui. Diciamo che vale molto il trust the process, cioè fidatevi del processo. Ah, e naturalmente in questa fase non dobbiamo cercare di raggiungere la luce massima, ma cerchiamo sempre di mantenerci un tono sotto da quello che vediamo. La mia fotografia è molto calda, per questo so che successivamente andrò ad aggiungere molto più giallo, e quindi per questo mantengo il tono della pelle un po' più rossiccio, proprio perché poi in trasparenza
i rossi comunque si sentiranno, però temperatura dominante sarà quella calda. Allora, teoricamente adesso potremmo già fermarci. Utilizzando semplicemente dalla terra di Siena e del blu, se ho perso qualche tratto, vado ad aggiungere con lo scuro di nuovo quelle linee mancanti, integrandole però all'interno del dipinto. Utilizzo un poggiamano per essere più preciso. Mi sono solo accorto adesso che non stavo registrando, ma comunque non ho fatto un granché. Ho messo qui i colori, in più ho aggiunto il giallo cadmio e ho fatto questo verde che è giallo cadmio e blu oltremare, si sta sciogliendo tutto, e ho naturalmente si è asciugato questo strato e ho dato uno strato di olio come medium, come ho fatto anche nello strato precedente. Adesso mi preoccupo subito di nuovo dello sfondo. I pennelli sono gli stessi dell'altra volta, difatti a questo sfumino vado come al solito a rendere omogeneo lo sfondo. Come potete notare, sì, i colori sono molto più coprenti, ma perché ormai abbiamo già dato i toni di fondo, anzi sembrano più vibranti, e questo a me è un effetto che piace particolarmente. Quindi prima di passare al volto ci dedichiamo un secondo alla maglietta, diciamo, e al contorno del nostro dipinto. Quindi prendo un po' di rosso, un po' di bianco. Il giallo cadmio è un colore veramente forte, per questo lo aggiungo nella parte finale del nostro dipinto. Non ci preoccupiamo se qui abbiamo sporcato, è proprio questo verde qui che ci aiuterà molto nel creare quell'effetto dello sfumato quasi leonardesco. Adesso non sto dicendo che sto facendo uno sfumato leonardesco, però con un pennello così duro, se ci spostiamo sui margini, i colori si avvicinano e non sembrano, appunto, non sembra appiccicata l'immagine, considerando che il verde comunque è complementare del rosso. Diciamo che in questa parte del dipinto dobbiamo cercare di essere più corposi, più materici con delle pennellate. Quindi integro il verde all'interno del mio colore affinché tutto sembri appartenente allo stesso spazio. Quindi, come potete vedere, non è il bianco che dà la luce, perché se noi avessimo solo con il bianco a dare appunto le parti in luce, sembrerebbe troppo gessoso, insomma, il nostro dipinto. Ma con l'aggiunta del giallo cadmio, in questo caso, comunque in una fotografia che è molto calda, abbiamo praticamente azzeccato il tono della temperatura. Considerando poi che se dovesse essere troppo bianco, potremmo sempre fare una velatura una volta asciugato. Qui vi lascio da qualche parte il video su come fare una velatura. Quindi, dopo che ho definito maggiormente la mia maglietta, posso spostarmi sul volto. Allora, prepariamo il tono intermedio, giallo ocra, punta di rosso cadmio, in questo caso ci sarà anche un po' di giallo cadmio, un po' di bianco, di nuovo giallo ocra, rosso, non so, un po' troppo. Parto dal punto più illuminato del mio volto, col tono più chiaro che ho sulla tavolozza. Comunque il tono che deriva sempre da quello intermedio, quindi non ho paura di passare da un tono all'altro, anche con lo stesso pennello magari. Perché è proprio la possibilità di utilizzare lo stesso pennello per toni simili che ricrea poi la varietà cromatica e quella vibrazione della pelle, del volto.
metto dei puntini di rosso, sparsi naturalmente nei punti che lo necessitano, ma veramente puntini, perché poi quando passerò con il tono intermedio, questi si andranno a miscelare e andranno a rendere una specie di vibrato, no? Una vibrazione, andranno a ricreare una sorta di vibrazione cromatica. Quindi adesso praticamente vado a ripetere l'operazione che avevamo fatto nel primo strato di pittura, cioè vado a rimettere tutti i toni al posto, cercando di essere più coprente, e cerco di utilizzare sempre lo stesso pennello, utilizzando sempre lo stesso tono, proprio perché, come ho già detto prima, il passaggio poi da un tono dal chiaro all'oscuro con lo stesso pennello è quello che va a formare la varietà, la vibrazione della pelle. Certo, non dobbiamo farlo se i passaggi sono netti, cioè con questo pennello non andrò a fare questa parte in ombra. Il modo in cui impugno il pennello e come utilizzo la setola è fondamentale, in quanto è proprio la posizione della punta e di come poi la muovo sul quadro che mi va a rendere questa sfumatura. Questo viola che poi abbiamo utilizzato qui nella maglietta, aggiungo la prima vera ombra qui nell'occhio. Sto utilizzando sempre lo stesso pennello proprio perché voglio che i colori si uniscano tra di loro. Questo naturalmente si può fare quando utilizziamo più o meno gli stessi colori, quindi stiamo utilizzando sempre dei rossi, dei gialli, perché se io andassi adesso a utilizzare un blu all'interno o una terra di Siena tende a diventare grigio, a sporcarsi, e quindi dobbiamo cercare di mantenere una certa pulizia. Se avete la necessità di pulire il pennello con un pezzo di carta senza bagnare il pennello nel solvente, andiamo a schiacciare la punta e a rimuovere l'eccesso di colore. Tanto l'importante è che stiamo utilizzando sempre, lavorando sempre sugli stessi toni. Ma siccome io comunque ho utilizzato un viola che è un tono molto scuro, non volevo andare a sporcare il tutto. È terra di Siena e blu oltremare, vado a fare uno scuro. Facendo un leggero movimento del pennello, andiamo a mischiare questo tono che ho ottenuto con il colore della pelle, andando praticamente a utilizzare le punte di questo pennello e trascinandolo avanti e indietro, andiamo a creare questo effetto di questo tipo di barba. E utilizzando sempre questo movimento, questi movimenti circolari, vado a mischiare il tono della barba con quello dello sfondo. Adesso con un po' di giallo ocra e bianco mischiati, vado a ripetere questa operazione, questi movimenti randomici che però mi andranno a restituire la texture della mia barba. Prendo un po' di blu, il tono intermedio, facciamo in modo che sia sempre in maggioranza la percentuale del tono intermedio, e con lo stesso colore di quello che sto utilizzando per la pelle, adesso vado a fare quest'altra parte, la parte in ombra del mio volto. Con un po' di bianco
insieme al tono, diciamo, della pelle scura è maggiormente celeste, sono blu, e aggiungendo un po' di blu vado a creare questi effetti di controluce, controriflessi appunto, che si percepiscono, che poi sono proprio questi che vanno a delineare le forme del volto, del naso. Diciamo che il segreto per non perdersi mentre si dipinge è quello di lavorare tutto in generale. È proprio sempre questa punta che mi permette di unire e di sfumare velocemente tra due toni. Utilizzo dei toni chiari del tono intermedio, questo scuro, proprio per creare questi effetti di riflessi, perché comunque dobbiamo considerare il riflesso della maglietta rossa, il riflesso della maglietta rossa sul collo. Adesso mi dedico all'occhio. Utilizzo questo grigio che ho qui e incomincio a riempire l'occhio con un grigio. Dobbiamo ricordarci che l'occhio è una sfera, non è una parte bianca, quindi ha una parte in luce e una parte in ombra. Qui nell'occhio è pieno di vasi capillari. Dobbiamo farlo sentire questa sensazione per fare un buon occhio, ecco. Adesso con molta attenzione inizio a tracciare i lineamenti, i bordi degli occhiali, la struttura degli occhiali. Continuo a definire i punti, tra virgolette, scusatemi il gioco di parole, indefiniti, quindi vado a coprire questi spazi che ho lasciato prima, insomma. Questo è un dipinto che teoricamente avrebbe bisogno di un'altra sessione di pittura per andare ancora di più nel dettaglio, proprio per lavorare, diciamo così, a secco. Infatti qui vi faccio una domanda: vi piacerebbe vedermi dipingere in, non so, in diretta? Sto pensando di provare a fare delle dirette su YouTube. Continuo a mettere dei punti di luce utilizzando il bianco e il giallo cadmio. Continuo appunto a tracciare queste linee per definire il capello. Teoricamente, data la dimensione del dipinto, non dovrei nemmeno essere così specifico nelle linee. Per il naso, invece di tracciare lo scuro, vado a delineare la forma del naso proprio con la luce chiara, così che ciò che ho lasciato prima diventa limite praticamente del naso. Io consiglio sempre di fare i dipinti, di fare i capelli assieme, quando appunto lo sfondo e la pelle sono ancora bagnati, proprio perché così adesso lo sfondo ci aiuta a non far sembrare, come già detto, staccati i capelli dallo sfondo.
non è la pennellata del capello in sé per sé, non stiamo facendo un dipinto iperrealistico, a meno che poi non ci siano capelli, che ha la luce, e allora ok. Però in questo caso non abbiamo bisogno, come per la barba, che ci sia un'alta definizione del capello in sé per sé, ma che semplicemente la forma del capello sia simile all'originale. E che naturalmente le luci e le ombre siano posizionate nel modo corretto. Con questo pennello vado a mischiare in qualche modo, quindi a trascinare prima il colore dei capelli sulla pelle, poi al contrario, facendo così, prima sopra, poi al contrario. Un buon modo per verificare se ci sono errori anatomici, come in questo caso ho voluto scurire un po' questa parte della fronte e magari osservarla tramite uno specchio, un cellulare, in quanto appunto viste da un'altra prospettiva con altre forme risultano, gli errori risultano più evidenti. E questo era come fare un ritratto. Spero che abbiate visto tutto il video, anche perché sono tipo 70 giga di file, quasi 24 ore di pittura, di disegno. E come vi ho proposto anche nel video, fatemi sapere se vi piacerebbe magari portare ancora un gradino successivo il dipinto, magari insieme in uno streaming, se vorreste un video a parte, e pubblicherò anche altri video spezzettati, sempre della guida del ritratto, dove avrò la possibilità in un singolo video di parlare del disegno e dell'underpainting, della prima parte della pittura e poi di quella finale, e magari essere più libero e magari appunto avere la possibilità di parlare di più e spiegare al meglio ciò che stiamo facendo. Quindi usciranno in tutto 4 video sull'argomento, forse 5 se ci faccio anche un time lapse. Spero di essere stato d'aiuto e se sì ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione, di iscriverti al canale, mi farebbe tantissimo piacere avere un nuovo socio in questa compagnia che sto cercando di costruire, e ti ringrazio se hai visto tutto il video. Arrivederci.